Alla fine sarà la solita lotta contro il quorum per scongiurare i commissari prefettizi. In provincia è tutto pronto per la tornata elettorale che il 3 e il 4 ottobre porterà alle urne un decimo dei bellunesi, ovvero 20.000 persone. Sono 8 i comuni coinvolti dal voto: Alano di Piave, Alpago, Lozzo di Cadore, Selva di Cadore, Sovramonte, Val di Zoldo, Vigo e Voltago a Gordino. Il quorum, si diceva, ostacolo durissimo da superare in territori caratterizzati da un'alta presenza di cittadini residenti all'estero. In molti municipi raggiungere il 50% dei votanti in passato si è rivelato tutt'altro che semplice. Questa volta però le cose potrebbero andare diversamente grazie alla norma transitoria inserita nel decreto legge dello scorso marzo. Norma che abbassa il quorum dei votanti al 40% degli elettori e senza comprendere gli iscritti all'AIRE. Un'ottima notizia, in particolare per Val di Zoldo e Lozzo di Cadore, dove correrà una sola lista. In Zoldo cercherà la rielezione il sindaco uscente Camillo De Pellegrin. A Lozzo ci prova Alessio Zanella, mentre la competizione più avvincente si svilupperà in Alpago, dove ben 4 candidati corrono per la carica di sindaco. Avete ascoltato News in quota. I fatti salienti e le curiosità della settimana in provincia di Belluno decollano con la voce del quotidiano online newsinquota.it.